a tutti, oggi installeremo questo hard disk SSD all'interno del nostro notebook, è un Crucial da 1 GB, 2,5 pollici. La prima operazione da fare è quella di staccare la corrente dal laptop, dal notebook. Rimuoviamo anche la ventola di raffreddamento. Mettiamo il nostro computer a faccia in giù e svitiamo tutte le viti. Una volta che abbiamo rimosso le viti, giriamo il nostro notebook, lo apriamo e dobbiamo rimuovere questa parte superiore compresa di tastiera. Ora potete utilizzare una scheda oppure potete utilizzare strumenti come questi che vengono utilizzati per rimuovere i display dagli smartphone, tipo un plettro o questo qui. Adesso con calma solleviamo, non possiamo aprirlo del tutto perché abbiamo dei fili da muovere che si trovano qui all'interno. Ci conviene rimuovere questi due fili con l'unghia del dito, tiriamo su questa linguetta di plastica per sfilare i fili. Rimuoverla, basta che la facciamo andare verso sotto, in questo modo. Vedete? L'appoggiamo sulla scrivania. E non l'abbiamo rimosso. Allora, questo è l'hard disk che dobbiamo rimuovere per andare a sostituire con il nostro Crucial. Allora, sempre con l'unghia andiamo a rimuovere l'estremità di questo filo. Dobbiamo svitare le viti che tengono fermo l'hard disk al computer. Una volta rimosso le viti, rimuoviamo l'hard disk spinandolo verso il basso ovviamente.
volta rimosso l'hard disk originale, rimuoviamo, togliendo queste due viti, le rimuoviamo dall'hard disk e andiamo ad applicare su quest'altra. Andiamo a fissare la guida sull'hard disk. Allora, in dotazione all'hard disk c'è anche questo fermo di plastica che andrebbe applicato in questo modo. Quindi rimuoviamo gli adesivi. Ecco fatto. Adesso rimuoviamo queste altre due viti. Una leggera stretta. E la andiamo a inserire nell'alloggiamento. In questo modo. Adesso andiamo a rimettere le viti. Ok, adesso prima di fissare completamente la tastiera al notebook, accendiamo e vediamo se avvia, abbiamo fatto tutto in modo corretto. Allora, dopo aver verificato che il computer si accende, inseriamo prima la parte di sopra e poi dopo chiudiamo la tastiera sui lati. Dopo
Dopodiché andiamo a rimettere le nostre viti. Il notebook è stato riassemblato, quindi abbiamo sostituito questo hard disk con un SSD. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!